Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro ottavo incontro di formazione. Innanzitutto a voi che insomma questa sera vi abbiamo chiesto un ulteriore sacrificio, ecco, di essere presenti a quest'ora, però ovviamente era dovuto anche al fatto che oggi, essendo la giornata del malato, siamo stati impegnati nelle nostre parrocchie per le celebrazioni. Ecco, allora riprendiamo il nostro cammino e questa sera insieme a Don Nicola vogliamo affrontare ancora il tema della liturgia e in particolare stiamo parlando un po' del creato che esprime una lode al creatore. Ecco, la liturgia è proprio il contesto più forte in cui questa lode viene proprio espressa attraverso dei segni, attraverso delle parole, attraverso dei gesti. Il tema di questa sera è proprio i segni sacramentali e la preghiera liturgica. Ecco, sono cose che viviamo quotidianamente, sono gesti, preghiere, simboli che conosciamo più per esperienza, per molti di noi anche per studio, però è innanzitutto un'esperienza fondamentale per la nostra fede cristiana. Quindi cerchiamo di entrare un po' di più nella conoscenza, magari ecco, nella meditazione. Ascolteremo una prima parte, quella che farò io, proprio biblica, quindi siamo anche in ascolto della parola di Dio. E poi ascolteremo anche da alcuni testi della preghiera della Chiesa, la preghiera liturgica, proprio per entrare anche nel significato teologico, nel significato spirituale dei sacramenti che celebriamo. Io ringrazio sempre Don Nicola perché ci mette a disposizione la parrocchia. L'altra volta, ecco, anche è stato tenuto qui l'incontro. Abbiamo cercato anche un po' di cambiare la sede, il luogo, anche per ecco, avvicinarci alle varie zone per quanto è possibile nei luoghi che abbiamo. Allora, ecco, inizio io con questa tematica di questa sera e cerco proprio di partire dal testo che stiamo prendendo per riferimento, che è la Laudato Si. Ci sono anche nella Laudato Si di Papa Francesco alcuni punti in cui si parla dei segni, dei sacramenti che sono proprio che prendono, assumono proprio gli elementi del creato. Ecco, verso la fine dell'enciclica, nell'ultimo capitolo, Papa Francesco dice proprio così, leggo un paio di punti, il numero 235. I sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita soprannaturale. Ecco, un modo privilegiato. La natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita soprannaturale. Attraverso il culto noi siamo invitati ad abbracciare il mondo su un piano diverso. L'acqua, l'olio, il pane, il vino, il fuoco, i colori sono assunti con tutta la loro forza simbolica e si incorporano nella lode. Come diceva Giovanni Paolo II, il cristianesimo non rifiuta la materia, la corporeità, al contrario la valorizza pienamente nell'atto liturgico. Nel punto successivo, continua Papa Francesco, nell'Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. Ecco, il culmine della liturgia rappresenta anche la più grande elevazione del creato. Ecco, il creato stesso, attraverso di noi, ecco, viene assunto nella liturgia, viene elevato, viene innalzato a Dio per questa lode. E il Signore, al culmine del mistero dell'incarnazione, continua Papa Francesco, ha voluto raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia. L'Eucaristia così unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. La creazione è sollevata e protesa verso la divinizzazione.
verso le sante nozze, verso l'unificazione con il Creatore stesso. Ecco, già vediamo quanto è ampio questo tema, quanto abbraccia proprio una visione ampia del creato e come il creato viene partecipa della nostra liturgia di lode, al massimo proprio nell'Eucaristia. Ecco, questa sera io parlerò di alcuni elementi del creato, in particolare che entrano a far parte dei segni sacramentali. Io parlerò soprattutto dell'acqua, del pane, del vino e dell'olio e anche dell'amore umano, che è segno, ecco, dell'amore tra Cristo e la Chiesa nel sacramento del matrimonio. Ecco, l'acqua è l'elemento materiale fondamentale per il battesimo, il pane e il vino nell'Eucaristia, l'unzione sia nel battesimo, nell'olio catecumenale, la cresima, nel crisma e nell'unzione degli infermi. Ecco, i sacramenti, come diceva, insomma, nella teologia medievale, vengono sempre analizzati sotto due aspetti in particolare per semplificare il discorso: materia e forma, cioè gesti e parole intimamente connessi tra loro. E possiamo dire questo: i gesti danno concretezza alle parole e le parole che accompagnano precisano il significato dei gesti. Ecco, i riti liturgici sono costituiti di gesti e parole inseparabilmente uniti. Ecco, sono azioni di Cristo e della Chiesa. Ecco, proprio con questi segni il Signore ci raggiunge, ci dona la sua grazia, ci fa sentire il suo amore e ci salva con questi segni, con questi riti. Ecco, Noi siamo proprio vicini al Signore, il Signore si fa nostro contemporaneo, si fa presente nella liturgia della Chiesa. Ecco, la cosa bella che volevo mettere proprio a premessa di questo incontro è questa, che proprio la natura materiale, l'acqua, il vino, il pane e l'olio, che sono elementi molto essenziali, santificati dagli uomini con la preghiera liturgica, diventano strumento per la nostra salvezza, comunicano a noi la vita spirituale, fanno crescere la nostra vita spirituale. Ecco quanto sono necessari allora questi elementi del creato. La liturgia non può fare a meno di questi elementi. Gesù ha voluto così, Gesù ha usato questi elementi del creato. E non ha scelto degli elementi casuali, questo lo sappiamo. Ogni elemento ha una sua portata, un suo valore e un significato intrinseco che ci aiuta, se lo approfondiamo, ci aiuta a comprendere il significato di quel sacramento. Ecco, partiamo dall'acqua. Fin dall'antichità l'acqua in tutte le religioni ha avuto un valore importante, un valore simbolico importante, ma poi è innanzitutto l'elemento fondamentale per la vita. Ma ecco, nella Bibbia l'acqua è presente ovunque, dalla prima all'ultima pagina della Bibbia. Si parla dell'acqua, la vita nasce e c'è l'acqua innanzitutto, e alla fine nell'Apocalisse ritroviamo una sorgente, un fiume che scorrono proprio nella Gerusalemme celeste. Ecco, quindi l'acqua si presenta a volte con dei significati anche ambigui, perché a volte, ecco, è segno ovviamente portatrice di vita. Per esempio pensiamo ai fiumi, il popolo di Israele era circondato dai fiumi che fertilizzavano la terra, la mezzaluna fertile, e quindi aveva questa esperienza: il fiume è portatore di vita, nel fiume, nei dintorni del fiume è possibile vivere. Ma c'è anche l'esperienza del pericolo, c'è anche l'esperienza della morte,
a causa dell'acqua, raccontato l'episodio, il racconto del diluvio, ecco, che rischiava di sterminare l'umanità. Allora, ecco, c'è questa ambiguità, la morte e la vita. L'acqua, ad esempio nell'esperienza dell'Esodo, l'acqua ha rappresentato per Israele la salvezza, perché passando attraverso il Mar Rosso, Israele all'asciutto, gli egiziani travolti, ecco, l'acqua ha segnato per il popolo di Israele l'elemento che ha salvato, che ha rappresentato ecco, la liberazione dall'Egitto. Abbiamo tante altre tappe nella storia della salvezza in cui l'acqua gioca un ruolo fondamentale. Ecco, nei profeti ci sono delle profezie in cui si dice che il Signore purificherà il suo popolo con l'acqua, lo aspergerà con un'acqua pura e lo purificherà dai suoi peccati. Profeta Ezechiele. C'è un'altra profezia di Ezechiele in cui si vede l'acqua uscire dal Tempio, un fiume che bagna e arriva nel deserto e dovunque passa questo fiume porta vita. C'è un'altra bella profezia, molto importante, anche che si ascolta nella Settimana Santa, quando il profeta Zaccaria annuncia che a Gerusalemme ci sarà una sorgente di acqua zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Ecco, allora, tante altre immagini dell'Antico Testamento in cui c'è l'acqua preparano e prefigurano ecco, l'azione, il gesto che Gesù compirà, prima di tutto su se stesso nel battesimo al Giordano e poi affidandolo ai suoi discepoli, ecco, nel andate e battezzate tutti i popoli. Ecco, anche nel Nuovo Testamento, tutte le volte che Gesù fa riferimento all'acqua sono anche qui un anticipo, un annuncio di quello che sarà il battesimo, del significato, della forza che avrà quest'acqua. Nel discorso a Nicodemo Gesù lo dice annunciando proprio il battesimo. Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito non può vedere il regno di Dio. Ecco, c'è una rinascita. Oltre a una purificazione c'è una rinascita. Ecco, abbiamo in particolare il discorso di Gesù con la Samaritana in cui parla e dice: chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete, anzi quest'acqua diventerà a lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Gesù promette quest'acqua, dice: chiunque ha sete venga a me e beva. Ecco, chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. È Gesù che darà quest'acqua e la darà in modo molto, molto evidente, ecco, viene presentato così dal Vangelo di Giovanni, darà quest'acqua sulla croce. È sulla croce che dal fianco squarciato di Gesù scaturiscono sangue ed acqua, ecco, quel fiume di vita che era annunciato dal profeta Ezechiele, scaturisce, ecco, dal fianco di Gesù. Gesù è il nuovo Tempio, ecco, dal quale sgorga quest'acqua viva, che purificherà il popolo dai peccati, che libererà dalla morte. Il battesimo è comunicazione della vita, ecco, della vita di Gesù, della sua vita divina. Anche in San Paolo e nell'Apocalisse si continua a parlare dell'acqua. In particolare San Paolo dice che nel battesimo noi siamo immersi, siamo sepolti con Cristo nella morte per risuscitare con Lui a vita nuova. Ecco, possiamo dire questo, che tutte le immagini dell'Antico Testamento in Gesù trovano il compimento. Ecco, nei fatti
della vita di Gesù e in particolare nella sua Pasqua, nel mistero pasquale, tutte le profezie, tutti i simboli, ecco, tutto quello che l'acqua rappresentava, anche il diluvio, anche il Mar Rosso, hanno un significato, si compiono in qualche modo nella Pasqua di Cristo. Morte e vita ci sono. Nella morte di Gesù sulla croce, ecco, c'è la vittoria sulla morte. Morte e vita, come diciamo anche nella sequenza pasquale, si affrontano, si sono affrontate in un prodigioso duello. Vado agli altri simboli, perché poi devo lasciare la parola a Don Nicola e non voglio prendere tutto il tempo. Allora, il pane. Il pane è l'elemento più importante per l'alimentazione, soprattutto dei poveri, così viene presentato nella Bibbia, e soprattutto quando manca il pane ai poveri viene denunciata come un'ingiustizia. Ecco, quando manca il pane ai poveri vuol dire che il re non governa bene, vuol dire che c'è una profonda ingiustizia da superare. E il pane viene presentato innanzitutto come un dono di Dio. Spesso viene citato proprio insieme al vino e all'olio come i doni messianici. Si dice proprio questo: il Signore riporterà il suo popolo nella sua terra, nel suo paese, e li condurrà verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio. In un bellissimo salmo, il Salmo 104, si dice che Dio dà all'uomo il pane che egli trae dalla terra, il vino che allieta il suo cuore e l'olio che fa brillare il suo volto. Ecco, questi tre elementi vengono presentati insieme. La terra promessa è il luogo dove si può avere abbondanza di questi beni. Dove cresce il frumento, quando ci sarà il Messia, dice un salmo, addirittura il frumento ondeggerà sulle cime dei monti. Ecco, per dire l'abbondanza. Il Messia porterà la pace, e quindi la pace permette di coltivare serenamente il terreno e di poter avere in abbondanza il grano, il mosto e l'olio. Per il popolo di Israele il pane ricorda alcuni eventi della sua storia, alcuni eventi davvero significativi. Innanzitutto il pane azzimo, che ricorda quella notte quando il popolo di Israele fuggì dall'Egitto, la prima Pasqua. Ecco, la Pasqua celebrata in piedi, in fretta, con il sangue sugli stipiti delle porte, e il pane azzimo, che non aveva fatto in tempo a lievitare. E allora, ecco, il pane nella mentalità, nella cultura ebraica, porta sempre questa memoria, riporta sempre alla memoria di quella notte, la notte della liberazione. E portava anche con sé un altro ricordo, il pane, la manna nel deserto, ovviamente. Ecco, vedete come questi elementi sono carichi di una storia. Il popolo è legato a questi segni. Il popolo di Israele, anche quando c'era la cena in casa, il pane era segno di comunione, di fraternità, perché rafforzava i legami nella famiglia, nel clan. Il pane era segno proprio di quella comunione tra tutti i membri della famiglia, perché il popolo deve essere unito per essere libero. C'è un salmo che dice proprio questo: quando c'è un'amicizia che viene tradita, è doloroso,
Perché? Perché l'amico mangiava con me il mio pane. Proprio lui che mangiava con me il mio pane alza contro di me il suo calcagno. Ecco, il pane è segno dell'amicizia, della condivisione. L'amico mangia con me il pane. Non a caso questo salmo poi sarà anche nel capitolo 13 di Giovanni, quando Gesù viene tradito da Giuda. Si realizza quella scrittura per Gesù. Giuda che aveva appena mangiato il pane dell'Eucaristia, il pane donato, spezzato da Gesù, proprio lui tradirà Gesù. Ecco, sempre nel Nuovo Testamento, la moltiplicazione dei pani e quella parabola brevissima che Gesù pronuncia prima dell'ultima cena. Capitolo 12 di Giovanni, quando dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Ecco come il chicco di grano, l'elemento costitutivo del pane, viene da Gesù riferito a se stesso nel suo mistero della morte e della risurrezione. E Gesù, per spiegare quello che stava per accadergli in modo parabolico, usa l'immagine del chicco di grano. Vedete che correlazione tra la vita di Gesù e questo elemento del creato, il chicco di grano. E la dinamica della morte del chicco per dare la vita è estremamente adatta per parlare della morte di Gesù sulla croce. Che corrispondenza, no? Tra la storia della salvezza che Gesù sta attraversando e il creato. Che corrispondenza. Vado avanti. La vita, il vino. Ecco, il vino, altro elemento proprio caratteristico, anche se nella terra promessa ce n'è ben poco, specialmente oggi. Forse un tempo c'era un po' di più, ma con questi cambiamenti climatici va sempre peggio e richiede alcune condizioni che sono sempre più rare in quella regione. Eppure, quando il popolo di Israele stava per entrare nella terra promessa, mandarono degli esploratori a vedere com'era questa terra, tornano due uomini che per portare il grappolo d'uva devono metterlo su una stanga di legno, per quanto è grande e pesante. Con la terra promessa ricca di questo dono di Dio, con l'uva e il vino. Il vino è segno della gioia, della festa, della vita. Nella Sacra Scrittura si dice anche in un proverbio che il vino deve essere dato a chi ha il cuore afflitto per risollevarlo. Ovviamente si conosce bene anche l'effetto distruttivo che ha il vino, in tante occasioni si parla anche di questo nella Bibbia. Ma poi c'è una promessa di un vino squisito, di un vino eccellente, una promessa di un vino succulento, di un vino squisito, raffinato. E si dice che agli assetati, il profeta Isaia, Dio non darà solo l'acqua, ma vino e latte, gratuitamente. Il banchetto finale sarà un banchetto dove viene imbandita una tavola con vini raffinati. Gesù, ecco, fa riferimento al vino in diversi momenti. Vabbè, innanzitutto il segno, il miracolo alle nozze di Cana. E in questa occasione
c'è un'anticipazione, possiamo dire, di quel banchetto finale. C'è Gesù come sposo, c'è questo vino che lui dona gratuitamente e in abbondanza, ed è un vino squisito. Nell'ultima cena, ecco, nel dono del vino, che viene descritto nei tre Vangeli sinottici, si dice, quelle parole che ripetiamo nella consacrazione: questo è il mio sangue per la nuova alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Mentre nel Vangelo di Giovanni c'è l'immagine della vigna, della vite e i tralci. Non ci sono quelle parole della consacrazione. Nel Vangelo di Giovanni c'è l'immagine della vigna. Ed è bello perché in quell'occasione Gesù dice: rimanete in me, nel mio amore. Ecco, Gesù dona, sta per donare il suo sangue, prendete, bevetene tutti, ecco il modo per rimanere nel suo amore, ricevere, accogliere questo vino che è il suo sangue. Il sangue è la vita donata. Ecco, alla vita donata, per rimanere nel suo amore, bisogna rispondere con il dono della vita. Vado all'olio, e l'olio nell'Antico Testamento era importante, e un po' in tutte le culture antiche aveva un valore sacro. Sappiamo che, ecco, veniva usato per le unzioni sia delle cose sia delle persone. Le cose sacre venivano unte, cioè consacrate. Questo significava che quell'oggetto che veniva unto, diciamo, veniva sottratto all'uso profano e veniva riservato per un'azione di culto, per un uso sacro. Con l'unzione veniva proprio tolto dall'uso profano e riservato per la liturgia. E lo stesso è per le persone. Una persona unta, il profeta, il re, il sacerdote, è riservata per Dio, per quella funzione, separata in qualche modo dagli altri. E ecco, queste tre unzioni in Gesù, ecco, come abbiamo visto anche per gli altri simboli, anche l'unzione è tutta, in Gesù si concentrano tutte le unzioni, tutte le immagini dell'Antico Testamento. Gesù è unto come profeta, come re e sacerdote, e trasmette questa unzione, la trasmette agli apostoli. Sono molto belle le parole che dice San Giovanni a questo proposito. Sentite questo versetto della prima lettera di Giovanni: l'unzione che avete ricevuto da lui, da Gesù, rimane in voi e vi ammaestra. Essa è veritiera e non mentisce. Ecco, il cristiano è unto con la stessa unzione di Gesù, e questa unzione rimane in noi, ci guida. Rimane in noi. Ecco, concludo proprio con una caratteristica che hanno questi simboli. Non hanno soltanto, diciamo, un valore biblico che ci richiama quindi a tutta una storia, alla storia della salvezza. Ognuno di questi contiene tanti momenti, tanti episodi, tante immagini. E quando noi nella liturgia li usiamo, se conosciamo quello che c'è dietro,
e siamo più consapevoli di quello che stiamo facendo. Anche noi, guardando questi segni e usufruendone, facciamo memoria, ecco, di tutta la storia, di tutta quella storia che c'è dietro e che in Gesù si è compiuta. E se ci pensate, soprattutto il vino, il pane e l'olio hanno un grande valore ecclesiale, anche l'acqua ovviamente, ma questi tre elementi sono non sono puri, cioè sono è richiesto il lavoro dell'uomo da tanti chicchi di grano per formare il pane. Ci vogliono varie operazioni, così per il vino, così per l'olio. Allora, questi tre elementi hanno una portata ecclesiale davvero fondamentale. Nella loro macinazione, possiamo dire che è prefigurato in un certo senso, è contenuto il mistero della morte. Il chicco che deve morire, che si deve macinare, si deve unire agli altri per formare un solo pane, un solo vino. Ecco, così, come diciamo nelle preghiere liturgiche, per formare un solo corpo. Ecco, allora, anche questo aspetto ecclesiale è importante considerarlo. Ed è contenuto nei segni, contenuto in questi elementi che abbiamo davanti agli occhi e che ogni volta riceviamo. Ecco, considerare queste cose, meditarle, ci aiuta a vivere il senso di questi sacramenti, di queste azioni liturgiche. Ecco, non sono soltanto offerti così come sono, ma come adesso ci dirà Don Nicola, sono uniti alle parole, alle preghiere che li accompagnano e che rendono esplicito il loro contenuto. Ecco, allora, vedere, sentire, usando i sensi, ma usando anche la memoria, per ravvivare tutto quello che è evocato da questi segni, e poi ascoltare, partecipare della preghiera della Chiesa che li consacra, ecco, che ce li dona attraverso le azioni liturgiche. Avevo pensato di fare anche un po' un accenno all'amore del matrimonio, ma magari dopo, se c'è tempo. Adesso ti lascio subito la parola. Carissime e carissimi, grazie per l'attenzione. E ci mettiamo in atteggiamento di ascolto, come avete fatto finora, ma soprattutto di comprensione. Una comprensione vera, allo stesso tempo profonda, di quanto la liturgia ci possa offrire, anche quando spesso ne facciamo un uso sbagliato e anche troppo abitudinario. La liturgia nelle nostre parrocchie ha un posto centrale. La ragion d'essere della parrocchia è infatti di permettere in un determinato luogo di costituirsi dell'assemblea liturgica nel giorno del Signore, e il formarsi attorno ad essa un vero cammino di comunità. Ed è poi quella di celebrare i riti che aiutano il riconoscimento del carattere cristiano di quei momenti della vita in occasione dei quali le persone si rivolgono alla comunità. È nelle assemblee liturgiche e nella celebrazione, soprattutto dei sacramenti, che il risorto si rende visibile, presente tra i suoi, no? E la parola si fa carne, si fa cibo per i discepoli che camminano nel mondo. Nel rito, anche nella sua efficacia di mediazione corporea e comunitaria, la comunità cristiana riconoscerà il suo Signore. Sì, viene formata come comunità, comunità di discepoli, di fedeli, dove trovano la fonte e il culmine del loro cammino di fede. Questa è la liturgia, fons et culmen. Ecco, la riforma dei riti, ma anche dei segni,
non va separata, attenzione, dalla complessiva riforma di tutto il processo di evangelizzazione, che si rivolge ad una umanità cambiata, una cultura che si esprime anche in una ritualità secolarizzata, sempre più lontana dalla ritualità religiosa e cristiana. Attraverso tali segni, nella liturgia, la grazia ci tocca sensibilmente, cioè ci fa muovere, la grazia ci fa cantare, la grazia ci fa vedere, la grazia ci fa ascoltare, la grazia ci fa agire. In definitiva, ci fa incontrare e contemplare il crocifisso risorto. Ecco, i segni liturgici, quindi, non sono, diciamo, indici di un significato, ma fanno accadere, ma simboli, sono simboli in atto, e ad essi si è affidato il compito di custodire la memoria di Gesù, così che per noi l'incontro con Lui non è semplice ricordo, attenzione, ma una reale esperienza di una comunione presente. Il carattere simbolico dei riti è quello di produrre e incrementare l'alleanza tra Dio e l'uomo attraverso la celebrazione, con una serie di mediazioni fatte di luoghi, di spazi, di oggetti, di parole e di gesti. Ecco, il mio intento è quello stasera di mostrare la qualità antropologica, cioè dal greco antropos, no, che è uomo, e logos, che è discorso. Quindi la qualità antropologica di quei gesti fatti da Cristo, come lui diceva poc'anzi, Don Emanuele, è proprio fatto da Cristo stesso e poi dalla Chiesa sua sposa, quali le celebrazioni liturgiche. Ecco, a questo livello si percepisce allora e si promuove correttamente il legame tra celebrazione e vita. La liturgia sappiamo che è azione di Cristo e in quanto tale precede ogni nostra attività e genera la Chiesa. Essa ci preserva dal ridurre l'evento cristiano a una realtà a nostro uso e consumo. La Chiesa esiste, la Chiesa trasmette, è trasmessa nei secoli e si trasmette nei secoli futuri ancora in forza di questo momento centrale, essenziale e necessario, che non dipende da noi se non in quanto rispondiamo al Signore che ci convoca per fare memoria della sua morte e risurrezione. Ecco, è un fare tutto particolare, che accoglie il dono della grazia, e ci mette in comunione con Cristo e attraverso di Lui, nello Spirito, ci eleva al Padre. Nella celebrazione incontriamo e sperimentiamo la presenza dell'amato. Solo un coinvolgimento pieno e traboccante della mente, del cuore e dei sensi può rappresentare nel credente e nell'assemblea la risonanza adeguata alla ricchezza del dono che si riceve. Ecco, chi conosce questa sorgente ne sperimenta poi la freschezza e anche la capacità di dissetarsi. La liturgia allora può davvero essere vissuta e apprezzata soltanto in moto, in esercizio. Nell'esercizio rituale, no, con il coinvolgimento della nostra corporeità, e poi il dono che tocca colui che lo accoglie nel profondo. La via alla verità attraverso i sensi è oggi spesso impedita dalla mentalità, che privilegia da un lato quanto è razionale e tecnico e dall'altro la ricerca di forti emozioni. Nel profano prevale un consumo sentimentale, no? Emotivo ed eccitante, che favorisce una esasperata commercializzazione, possiamo dire, di tutto ciò che può essere legato alla seduzione dei sensi. Basti pensare a come si sviluppano i ritmi di vita nelle domeniche e nelle feste. Attenzione però che anche nell'esperienza del sacro si profilano dei pericoli, ahimè. La ricerca ansiosa di segni, di visioni, di miracoli toccati con mano rischia di mettere sullo sfondo la nuda fede della parola, quella parola è soprattutto il primario incontro con il Signore nei segni sacramentali celebrati nella propria comunità parrocchiale. Ecco, l'inno del Veni Creator ci aiuta moltissimo. In lingua latina recita ad un certo punto: accende lumen sensibus, cioè mi rifaccio al testo latino per farvi capire
quanto è difficile capire a volte il vero significato nascosto da secoli dietro una simile preghiera. La sapienza dell'antico inno allo Spirito Santo, Veni Creator Spiritus, non lascia dubbi circa il pieno coinvolgimento dei sensi, no? Nell'esperienza liturgica della fede. Lo Spirito Santo, che è all'opera nella liturgia, non spegne i sensi del corpo, ma li accende. Quindi i sensi spirituali sui quali la tradizione cristiana tanto investigato non sono un'alternativa ai sensi materiali, bensì a quell'affinamento di quegli stessi sensi illuminati dalla luce dello Spirito. Nella capacità della fede di accendere di luce i sensi, accende lumen sensibus, e di affezionare il cuore, infonde amore cordibus, si gioca, ecco, il presente e il futuro delle nostre comunità ecclesiali. Per raggiungere questo scopo non si tratta di rifare il trucco, diciamo così, alla liturgia, no, perché appaia più bella, più emozionante, assolutamente. Si tratta piuttosto di una profonda conversione spirituale e pastorale allo stesso tempo. Perché? Perché il primato della liturgia custodisce e custodisca il primato di Dio che illumina ogni cosa. Si tratta di reiniziare le nostre comunità, a cominciare dai discepoli più vicini alla liturgia e dalla liturgia. Perché? Perché a partire dal loro cuore pulsante continui a scorrere nelle vene della storia la linfa vitale dell'amore, ma quell'amore vero, quell'amore bello, quell'amore buono del Dio trinitario. E questa è l'opera bella del lavoro pastorale che ci attende. Ora poniamoci alcune domande. Perché tutta questa necessità di gesti e azioni corporali, che si tratta di incontrare Dio, se si tratta di incontrare Dio che è al di là di tutto? Questo agire del corpo come può condurre a un'esperienza spirituale? Qui, permettetemelo, tocchiamo per un attimo la teologia sacramentale. Ci troviamo ad affrontare la stessa domanda di San Tommaso d'Aquino a proposito dei sacramenti. Lui si chiede se il sacramento sia sempre una cosa res, una cosa sensibile, e pone la seguente obiezione. I sacramenti riguardano il culto e il regno di Dio, ai quali le cose sensibili sono estranee. Dio è spirito, dice San Giovanni in 4:23, e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E San Paolo sottolinea: il regno di Dio non è questione di cibo e di bevanda, a Romani 14:17. Ecco, la risposta a questa obiezione è illuminante. Se Dio tocca l'uomo e la donna nel suo corpo, se la liturgia si pone nell'ordine corporale, è perché la saggezza di Dio si adatta all'uomo e alla donna. Ora è nella natura dell'uomo e della donna giungere a quella conoscenza di cose intelligibili attraverso le cose sensibili. Allora, se è vero che Dio non ha bisogno dei nostri gesti, molte volte diciamo, dei nostri riti, per donarci la sua grazia, noi al contrario ne abbiamo bisogno. E Dio ha voluto che i suoi gesti, che i nostri gesti, noi li poniamo, e i sacramenti che noi riceviamo siano il segno della sua grazia. La riflessione sul corpo in liturgia si situa dunque nell'orizzonte della sacramentalità, attraverso la quale, ecco, vediamo che Dio viene incontro a noi, incontro all'uomo e alla donna, per comunicargli ciò che è. Unigenito figlio di Dio, ecco, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Al termine della sua vicenda terrena è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria. Nel frattempo il risorto mantiene la confortante promessa ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E è Dio, infatti, che ha voluto assumere con l'incarnazione del Verbo tutto l'umano e con l'effusione del suo Spirito lo ha reso capace di contenere, di trasmettere l'inaudita ricchezza della sua parola e del suo amore che salva. Poiché il Verbo si fece carne e parlò come parla la carne, pensò come pensa la carne, comunicò come la carne può e suole comunicare.
La parola eterna del Padre si fece parola dell'uomo perché l'uomo potesse intendere la parola di Dio. Il Figlio di Dio, l'immagine perfetta del Padre, si tradusse in immagini. Ecco, divenne segno, si nascose e fiorì nel simbolo e lo illuminò. Allora il simbolo sappiamo che è il più ricco, il più profondo dei linguaggi umani, perché non dice solo una verità, ma mette insieme una verità e una storia, un'idea e una memoria, un progetto e una speranza. Ciò che la parola può dire solo con un faticoso accumulo di parole, il simbolo lo dice una volta per tutte. Per questo la parola incarnata predilesse il simbolo e vi si nascose con gioia e con piena fiducia e l'affidò alla sua Chiesa, a rivestirne l'annuncio, a significarne il dono, a sostenerne la preghiera. La visibilità della carne di Gesù non è un ostacolo o un limite, perché in Cristo, ci insegna Paolo ai Colossesi, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Ecco, la liturgia, carissimi, è eminentemente corporale, si nutre di gesti, il segno della croce, di atteggiamenti, posture in ginocchio, in piedi, di movimenti, processioni e anche di azioni compiute sul corpo, unzione con l'olio. Ecco, se siamo allergici o refrattari al rito, noi neghiamo un corpo a Dio, nonostante Lui continui a gridarci che si è fatto carne, è risorto con il corpo e ci nutre con il suo corpo. Il rito è la fede generata dalla morte e risurrezione di Gesù con il corpo. Un corpo che percepisce, che sente, che agisce ritualmente. Solo un corpo attivo, solo lui può partecipare appieno al mistero di quel Dio che in Gesù si fa vicino nel suono di una voce, nel sapore del pane, nel contatto delle mani, di uno sguardo, di un sorriso. Ma tutto ciò è possibile tramite il continuo rendersi presente del mistero dell'incarnazione attraverso i riti sacramentali celebrati dalla sua Chiesa. E quei sacramenti, come dicevano gli antichi, sono propter homines, cioè sono fatti per l'uomo, ma noi soltanto nel senso, non soltanto nel senso che servono alla santificazione e alla salvezza degli uomini e delle donne, ma nel senso che sono a misura dell'uomo e della donna, cioè rispondono a un'esigenza umana. Non è Dio che ha bisogno dei sacramenti, siamo noi. Funzionano secondo le modalità dell'essere e dell'agire di noi uomini. Ecco, i sacramenti infatti sono l'ultima espressione di quella logica di incarnazione che guida tutta la rivelazione biblica e la storia della salvezza. Dio viene incontro all'uomo e alla donna scendendo sul piano dell'esistenza umana e adattandosi alle strutture dell'umano. La Costituzione liturgica Sacrosantum Concilium al numero 7 recita così: giustamente la liturgia è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo, esercizio nel quale per mezzo di segni sensibili viene significata e in modo ad essi proprio realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. Ecco, a tutti i livelli della sua vita fisica e spirituale, affettiva e intellettiva, l'uomo e la donna si esprimono mediante sistemi simbolici ritualizzati. La nascita, la morte, il matrimonio, la festa, tutto può essere, normalmente lo è, vissuto ritualmente. Ecco, nella vita umana segni e simboli occupano un posto importante. In quanto essere corporale e spirituale insieme, l'uomo esprime e percepisce le realtà spirituali attraverso segni e simboli materiali. In quanto essere sociale, l'uomo ha bisogno di segni e di simboli per comunicare con gli altri per mezzo del linguaggio di gesti e di azioni. Così recita il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1146. Il simbolo non si spiega, già l'ho detto all'inizio, sapete che il simbolo non si spiega, non si parla di lui, è lui che ci parla. Abbiamo imparato a dire buongiorno, a fare regali, molto prima di avere una qualsiasi spiegazione di ciò, semmai l'abbiamo avuta,
Figuriamoci se qualcuno dicesse: le stringo la mano perché questo sta a significare questo, oppure ti abbraccio perché l'abbraccio vuol dire questo. Il simbolo non si spiega. Se lo avessimo capito, le nostre celebrazioni non sarebbero invase di innumerevoli spiegazioni. Ora il sacerdote fa questo perché, oppure ora canteremo il canto numero perché. Ecco, vari comportamenti ritualizzati emergono nella vita ordinaria, anche a casa, con i pasti. Ciascuno ha il suo posto, l'invitato si mette a capotavola, gli vengono serviti i piatti per primo, si prepara un dolce in suo onore. Ecco, in occasione di un compleanno si arriva con un regalo per il festeggiato, si mettono le candeline sulla torta, si canta il tradizionale tanti auguri a te. Tra fidanzati, fra pochi giorni la festa di San Valentino, figuriamoci, regalare dei fiori esprime l'affetto per la persona amata, il dono dell'anello, la decisione di rendere stabile una relazione, in vista del matrimonio, le partecipazioni, i confetti, ne sappiamo qualcosa con il corso prematrimoniale, i ragazzi che sono tutti infervorati da queste nozze da preparare, oppure in occasione di una festa civile, l'alzabandiera, ricordate, sottolinea l'importanza speciale dell'evento, quello quando abbiamo avuto il Presidente della Repubblica con Rinnovato e tutti in Piazza Venezia, eccetera, il suono della banda che rende festoso il momento. Ecco, la posa di una corona al monumento dei caduti esprime l'omaggio a chi si è sacrificato per la patria. Ecco, se offro, attenzione, una rosa rossa a una capra, essa inequivocabilmente la mangia, senza dire alcuna parola che significhi qualcosa. Ecco, per noi invece, se non siamo ridotti a puri consumatori di cose e sensazioni, la questione è ben diversa. Un botanico classifica la rosa, un giardiniere la coltiva, un fiorista la vende e un innamorato la dona alla sua donna, alla sua innamorata, la quale a sua volta non la mangia, né la classifica, né la coltiva, né la vende, né gioisce. Gioisce come segno di ciò che dà luce alla sua esistenza. Quante diverse reazioni e poesie può ispirare la stessa rosa. Ecco, la stessa cosa avviene nella relazione dell'uomo e della donna con Dio. La liturgia della Chiesa presuppone, integra e santifica elementi della creazione e della cultura umana, conferendo loro la dignità di segni della grazia della nuova creazione in Gesù Cristo. I sacramenti, recita il Catechismo della Chiesa Cattolica 1146, 1149, 1152, dice: i sacramenti della Chiesa non aboliscono, ma purificano e integrano tutta la ricchezza dei segni e dei simboli del cosmo e della vita sociale. La riforma liturgica suppone un'indispensabile conversione al progetto e allo stile di Dio che ha voluto attuare e comunicare la sua salvezza attraverso il sacramento delle cose più comuni e delle azioni più quotidiane. Conforme a questo stile dell'agire divino, la Chiesa, guidata dallo Spirito, per costruire la sua liturgia ha assunto alcune azioni proprie delle culture umane, come riunirsi e agire comunitariamente, salutare e dialogare, cantare e acclamare, leggere un testo e interpretarlo, formulare desideri e ringraziare, chiedere perdono e darsi la pace, preparare la mensa e partecipare al convito, rendendole significative dell'iniziativa divina che salva e della risposta umana che accetta e corrisponde. Che coloro che rivestono un compito educativo come quello che avete voi dovranno concordemente ed efficacemente adoperarsi perché i fanciulli, i ragazzi facciano anche, secondo l'età e lo sviluppo, raggiunto l'esperienza concreta di quei valori umani che sono sottintesi alla celebrazione eucaristica, quali l'azione comunitaria, il saluto, il perdono, il ringraziamento, l'esperienza di azioni simboliche, il clima di un banchetto tra amici, la celebrazione festiva. Questo lo troverete nel direttorio per le messe dei fanciulli, che non è stato abolito dalla Chiesa. Quindi i sacerdoti possono usarlo con i ragazzi senza problemi. Noi lo usiamo in parrocchia con i nostri ragazzi del catechismo e anche nella messa quando celebriamo con loro. E per gli adulti questa esperienza, noi diciamo, è scontata. Non si può evitare un apprendistato nei confronti dei simboli e dei riti per maturare
alcune abilità che hanno a che fare con il corpo. Si apprende questo solo attraverso una pratica, pratica permettendo al corpo di lasciarsi attraversare, percorrere dai gesti, abituandolo ad assumere le posizioni più indicate. Uno dei pionieri della riforma liturgica, padre Gelinot, diceva che la catechesi sull'Eucaristia passa innanzitutto per i piedi, alludendo alla figura pedagogica della madre, di sua madre, oppure della madre chiesa. Guardini scriveva: «Io saprei bene chi potrebbe qui dir meglio e giusto. Una madre che, formata per proprio conto liturgicamente, insegnasse al suo bambino a fare bene il segno di croce, a vedere nella candela che arde una persona che apre il suo intimo sentire, a stare nella casa del Padre con tutta la sua viva umanità, e tutto questo non mediante considerazioni estetiche, bensì proprio come un vedere e un fare». Bellissimo libro dei Santi Segni del carissimo Guardini. Ecco, la Madre Chiesa, fratelli e sorelle, si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o come muti spettatori a questo mistero di fede, l'Eucaristia, ma che, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente. La Sacrosanctum Concilium numero 48. Negli anni successivi al Concilio Vaticano II ci si prefisse di aiutare il popolo a capire quanto il precedente regime rituale gli avrebbe precluso. Le energie dedicate al raggiungimento dell'obiettivo partecipazione sono state tante, ma in buona parte hanno subito uno sbilanciamento verso la dimensione consapevolezza. Per partecipare occorre capire, sembrava essere l'imperativo cui obbedire. Oggi è forse giunto il momento di rovesciare il rapporto. Per partecipare occorre agire. Solo così è possibile capire. Per promuovere la partecipazione attiva si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche a tempo debito il sacro. Vedete che molte volte nelle nostre celebrazioni la gente si siede, si alza, fa quello che vuole. Quel muoversi ha un atteggiamento particolare. Anche il corpo vuole pregare. Anche il corpo. Quindi la comunità dei fedeli partecipa direttamente alla celebrazione, aderendo alle funzioni del mistero che presiede in virtù dell'ordine sacro, con il consenso espresso dall'Amen. Le risposte, le acclamazioni, i gesti e tutte le forme indicate nei libri liturgici. Il popolo manifesta la propria partecipazione attraverso l'Amen, catechismo della Chiesa Cattolica. Per Sant'Agostino dire Amen è come apporre la firma a un documento. Un atto notarile, ad esempio, resta privo di valore fino a quando non interviene la firma dell'interessato a convalidarlo. Di fatto, il momento in cui la persona interessata si appresta ad apporre la propria firma riveste una solennità maggiore rispetto al momento che ha visto il notaio impegnato nella stesura del documento. I gesti e l'atteggiamento del corpo, sia del sacerdote, del vescovo, del diacono e dei ministri, sia del popolo santo, devono tendere a far sì che tutta la celebrazione risplenda per decoro e per nobile semplicità, che si colga il vero e pieno significato delle sue diverse parti e si favorisca la partecipazione di tutti. L'atteggiamento comune del corpo da osservarsi da tutti i partecipanti è segno dell'unità dei membri della comunità cristiana riuniti per la Sacra Liturgia. Manifesta infatti e favorisce l'intenzione e i sentimenti dell'animo di coloro che partecipano. Ordinamento generale del Missale Romano, numero 42. In effetti, gesti e atteggiamenti non sono solo espressioni, ma anche forma di realizzazione della vita spirituale. Compiendo quel determinato gesto, entrando in quell'atteggiamento, il fedele diviene ciò che fa. E questo allora è soprattutto vero quando facciamo la nostra professione di fede. Noi proclamiamo il credo, giustamente chiamato simbolo della fede. Il fedele recita non solo un testo,
ma recitando il testo nell'assemblea diviene credente con altri e diviene fedele che proclama la sua fede. Mettendosi in ginocchio, diviene il fedele che supplica o il peccatore che si riconosce tale. In un tempo segnato da una confidenza eccessiva nei discorsi, questo aumento verbale che regna a volte nella liturgia rischia di farci dimenticare che sono i gesti a trasformarci. Ecco, siamo anche invitati a superare la tentazione, spesso ricorrente nella Chiesa, di ritenere che vi sia un culto più spirituale e più puro al di là del segno rito liturgico, un modo di professare la fede in Dio più alto e più nobile oltre la pratica sacramentale. Ecco, se è vero che l'adorazione dei magi che abbiamo celebrato pochi giorni fa fu un atto interiore dell'intelligenza e volontà e un'intima emozione del cuore, sorretti dalla grazia divina, ciò lo possiamo arguire solo a partire da una narrazione evangelica che parla di piedi che varcano la soglia della casa di Betlemme, gli occhi che vedono il bambino con Maria e di ginocchia che si prostrano. Altro segno fatto giusto per fare è il segno della croce. Quando fai il segno della croce, fallo bene, non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce che cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Vedete, molte volte quando entrano in chiesa, lo vedo da qui, quest'aula liturgica non mi scappa nessuno. Oppure di sinistra a destra, siamo orientali, occidentali, rito romano. Ecco, senti come esso ti abbraccia tutto, no? Mentre esso si dispiega dalla fronte al petto e da una spalla all'altra. Allora tu lo senti, lui ti avvolge tutto, corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno della totalità ed è il segno della redenzione. Sulla croce nostro Signore Gesù Cristo ci ha redenti e mediante la croce Egli santifica l'uomo nella sua totalità fin nelle ultime fibre del suo essere. Ancora Guardini che ci fa da maestro in segni e simboli. Ecco, il silenzio, anche il silenzio è un tempo pieno di voci. Con la parola e con il canto, il silenzio è un'altra delle grandi dimensioni simboliche della liturgia e giustamente la Riforma conciliare l'ha riportato in onore. Silenzi di ascolto, di meditazione, di preghiera, di adorazione, momenti essenziali nell'economia della celebrazione. Una sapiente regia liturgica li deve saper valorizzare. La stessa parola avvolta di silenzio acquista in profondità ed efficacia. Silenzi pieni di voce, voce dei profeti, di Cristo, che annunciano il Kairos, voce della parola proclamata e commentata con il profitto e per il profitto spirituale di ognuno. Voce di un dialogo che lo Spirito non si stanca di sostenere perché la comunione dell'uomo e della donna con il suo Signore sia piena. L'uomo e la donna hanno bisogno di silenzio per ascoltare quelle voci che solo nel silenzio possono risuonare. La revisione dei riti ha cercato una nobile semplicità e dei segni facilmente comprensibili, ma la semplicità auspicata non deve degenerare nell'impoverimento dei segni. Al contrario, i segni, soprattutto quelli sacramentali, devono possedere la più grande espressività. Il pane e il vino, l'acqua e l'olio, e anche l'incenso, le ceneri, il fuoco, i fiori e quasi tutti gli elementi della creazione hanno il loro posto nella liturgia come offerta al Creatore e contribuito alla dignità e alla bellezza nella celebrazione. E San Giovanni Paolo II nel 25° annus. Ecco, fratelli e sorelle, se nelle nostre liturgie certi riti appaiono insignificanti, molte volte non è colpa del rito, bensì del nostro modo di compierlo. La verità dei gesti porta con sé l'esigenza della verità delle cose, degli oggetti, anche a costo di una minore praticità, senza cadere però nella banalità di gesti e oggetti così ordinari da perdere ogni capacità di rimando a un ordine di realtà diverso da quello del quotidiano, dell'utile, dell'immediato. Il gesto liturgico è simbolico perché? Perché fuori dall'esperienza ordinaria ricevi attraverso il contesto rituale un significato che trascende l'esperienza stessa, assumendola nella sua totalità.
Ad esempio, la processione della comunione corrisponde a tutti gli effetti a un cammino verso un fine concreto, ma nello stesso tempo è un'esperienza simbolica che fa del fedele un membro del popolo di Dio che cammina con i fratelli e le sorelle verso il Signore. Tra i compiti del catechista e del professore di religione non deve assolutamente mancare la catechesi liturgica. Il catechista deve studiare e spiegare attentamente il senso dei segni e dei riti liturgici, osservando non tanto il loro simbolismo naturale, ma considerare piuttosto il valore espressivo proprio che essi hanno assunto nella storia dell'antica e della nuova alleanza, ciò che essi evocano e misticamente realizzano. Papa Benedetto XVI chiedeva che all'interno delle nostre comunità ecclesiali ci siano formatori adeguatamente preparati per svolgere la catechesi mistagogica in Sacramentum Caritatis numero 64, poi fortemente ribadito da Papa Francesco al Congresso Internazionale sulla Catechesi. Il Papa invita a ricordare quello che Benedetto XVI ha detto: la Chiesa non cresce per proselitismo, cresce per attrazione. E quello che attrae, ha precisato Papa Francesco, è la testimonianza. Essere catechista significa dare testimonianza della fede, essere coerente nella propria vita. E questo non è facile, ha detto ben due volte Papa Francesco, non è facile. Noi aiutiamo, noi guidiamo all'incontro con Gesù, con le parole, con la vita e con la testimonianza. Un cammino di catechesi culmina nella mistagogia. Si tratta cioè di vivere ciò che risuona nella nostra vita. Si tratta di continuare a prendere parte alla vita della comunità anche dopo aver ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, per scoprire davvero dalla liturgia, dalla vita e dai sacramenti che quanto ricevuto ci aiuta a proseguire e ci sostiene nel cammino di fede. Quante volte nelle nostre comunità il cammino si interrompe con la celebrazione della cresima e un adulto non sente nemmeno il desiderio di approfondire quella fede che crede di aver ricevuto una volta per sempre. Due strade rimangono maestre nella catechesi: l'annuncio attraverso la via dell'arte e della bellezza e la via morale. Sul primo aspetto, ogni forma di bellezza, soprattutto quella artistica, dice già molto del messaggio cristiano. Attorno a noi molti segni, gesti e luoghi di fede possono diventare occasione di catechesi. Sul secondo, la via morale del dire cosa si deve fare da cristiani non deve mancare, senza scadere nel tragico giudizio di un fatalismo dove tutto non va o tutto era meglio nei tempi passati. Come le sante scritture, così anche la liturgia ha bisogno di essere compresa, meditata, interiorizzata al fine di diventare preghiera e vita. La domanda che negli Atti degli Apostoli Filippo pone all'etiope funzionario di Candace: intendo a leggere il profeta Isaia, capisci quello che stai leggendo? Vale anche per la liturgia. Capisci quello che stai celebrando? La risposta è la stessa dell'etiope: e come potrei capire se nessuno mi guida? Guidare al mistero, in greco mistagoei. Quindi la liturgia è il metodo, la liturgia è lo strumento che la Chiesa antica ci consegna per far sì che i credenti vivano di ciò che celebrano. E allora c'è una posizione arida e meschina: la qualità delle celebrazioni, la bellezza e la verità e della catechesi mistagogica può essere raggiunta solo attraverso premurosa, amorevole, gratuita dedizione e comporta cospicuo investimento di energie. Solo così il rito cristiano può contribuire con efficacia alla crescita dell'uomo e della donna. La liturgia, infatti, in quanto opera di Cristo e della Chiesa, è il luogo dove il divino e l'umano vengono a contatto fra di loro, affinché il divino salvi ciò che è umano e l'umano acquisti dimensione divina. L'incontro con il risorto passa attraverso una bella liturgia. Liturgia bella intesa come devota cura ai santi segni e richiede quindi una particolare attenzione al programma rituale raccolto nei libri liturgici, evitando sia uno sterile rubricismo sia un'arbitraria ed eccentrica invenzione liturgica. Il culto liturgico ispira e assume la vita, che è il culto spirituale offerto a Dio. La liturgia
è uno dei più importanti ed efficaci momenti dell'edificazione della comunità cristiana, che richiede costante formazione del popolo di Dio. Poi mi ero dilungato un po', ma mi posso fermare su uno sbaglio, uno uso sbagliato dei segni e simboli nella liturgia. Questo possiamo anche in un'altra occasione. Altre occasioni, perché molte volte noi la processione dei doni vediamo di tutto, è vero eccellenza, vediamo in questi usi e se tutti hanno un significato, capisco, ma molte volte mettiamo dei segni che sono equivoci, no? Che stentano a risolversi questi problemi. Molte volte andiamo anche con l'arcivescovo, quando ci sono le cresime, a celebrare, abbiamo fatto l'ingresso dei nuovi sacerdoti, amministratori parrocchiali nelle parrocchie, e ci siamo trovati già tutto pronto con dei doni particolari, insomma, che non sto qui a elencare perché sono tanti, no? Che ci fanno capire i segni e i simboli, sì, però va fatto un uso giusto, no? un uso fatto bene. Se preside il vescovo, ecco, solo questo voglio dire, portargli la Bibbia, potrebbe addirittura dire al vescovo, dargli un'idea di rimprovero, come per dire, eccellenza, nel giorno dell'ordinazione il vescovo, sapete che gli viene posto fisicamente sotto la persona, il vescovo è sotto il Vangelo che viene aperto da due diaconi, no? Quindi che gli viene tenuto aperto sul capo durante la preghiera di ordinazione, che poi gli viene ufficialmente consegnato con l'invito ad annunciare la parola con grandezza d'animo e dottrina. Il fedele che gli porta la Bibbia all'offertorio sembra quasi dirgli: guarda un po', ti ricorda nulla questo libro? Basta, non voglio parlare di altri segni e simboli sbagliati, se ne fa un uso sbagliato. Grazie, scusate per la troppo lungo, ma io la liturgia ci tengo troppo. Hai molto da dire. Concludiamo questo incontro. Mi piace sottolineare questo aspetto che hai ripetuto più volte, quello di far parlare. Schiaccio bene. Non è acceso? Schiaccio bene sul muto. Prova? Sì. Ok. Ecco, sottolineo solo questo, davvero far parlare la liturgia per quella che è, curandola e anche, come dicevi verso la fine, investendo anche delle energie, cioè veramente prepararla con cura in tutti i particolari, e non deve essere solo un lavoro di noi sacerdoti, penso che anche questo ce lo potrai dire un'altra volta, ma davvero richiede un gruppo liturgico, un gruppo di persone che ci aiutano, in cui devono esserci anche catechisti, devono esserci membri del coro, ministranti che si occupano dei tanti aspetti delle celebrazioni. Ecco, la celebrazione deve essere comunitaria, non significa che tutti devono fare qualcosa di attivo nel preparare o nel fare, ma ci devono essere sempre tanti attori, tante persone che si coinvolgono, perché la liturgia deve fare anche risplendere la Chiesa nella sua ministerialità. Ecco, allora è importante valorizzarla, perché la liturgia già contiene tutto questo, ed Papa Francesco ci sta invitando anche attraverso l'istituzione dei ministeri laicali, attraverso nuovi riti, ecco, quindi tutto questo ci spinge, ecco, a valorizzare questa ministerialità della Chiesa anche nella liturgia, e questo può anche aiutare a comprenderla, perché quando ci si deve impegnare in prima persona facendo, come dici tu, agendo, si comprende meglio quello che si fa, e la comprensione aiuta, non soltanto una comprensione mentale o razionale, ma che è un'esperienza. Ecco, la liturgia è proprio un'esperienza da attraversare, da fare. E bene, questo argomento abbiamo trattato questa sera, ma continueremo a parlare dei sacramenti anche nel prossimo incontro, che sarà il 25 febbraio, tra due venerdì, e che si terrà in curia a Lanciano, e abbiamo invitato Don Gino Cilli a parlarci proprio di questo argomento, per approfondire anche dal punto di vista teologico il discorso sui sacramenti. Grazie ancora a Don Nicola, non vi chiedo di fare interventi, perché
ecco, abbiamo anche raggiunto un certo orario, a quest'ora forse siamo anche abbastanza stanchi per la giornata, noi sicuramente, ma penso anche voi. Ecco, quindi vi ringrazio, ecco, per la vostra partecipazione e ci diamo appuntamento tra 2 settimane. Una buona serata a tutti. Grazie.